Ciao a tutti ragazzi, sono Lessius di Gamer080, benvenuti in questa terza puntata della nostra rubrica Hot! No Andrea, dai, dammi un cappello, cioè, più bello, che esprima in un modo la mia personalità, che c'è anche in team. In questa terza puntata di Hot vi volevamo presentare una classifica che abbiamo stilato grazie a voi. Infatti vi avevo mandato, a quelli che non hanno ricevuto, un messaggio personale o su Xbox Live o su YouTube, dove vi chiedevamo tre nomi dei personaggi del mondo videoludico che vi sono rimasti più a cuore. Abbiamo raccolto tutti i vostri voti e li abbiamo messi in questa classifica che va dalla decima posizione, sale, fino alla prima posizione. Ma adesso meno parole più fatti. Incominciamo con il decimo classificato. In decima posizione abbiamo il nostro dio della guerra, o meglio Kratos, protagonista della serie pluripremiata di God of War, esclusiva Sony. Adesso passiamo al nostro nono classificato. E in nona posizione abbiamo il cacciatore di demoni più cazzuto dell'universo Capcom. Eh sì ragazzi, stiamo parlando proprio di lui, di Dante, lui che è l'ibrido tra la generazione umana e quella demoniaca. Ecco perché si merita il nono posto della nostra top 10 legend. Adesso invece passiamo all'ottavo posto! E in ottava posizione, chi non ci poteva essere, oltre che lui? Crash Bandicoot, il marsupiale più famoso della PlayStation. Un grandissimo fastidio il nostro marsupiale riesce a dare allo scienziato pazzo, Dottor Neo Cortex. Ma soprattutto per la sua simpatia, lo ritroviamo all'ottavo posto della nostra classifica. E in settima posizione troviamo il nostro parente dei videogiochi più stretto, colui che è riuscito davvero a cambiare il mondo dei videogiochi. Stiamo parlando proprio di Ezio Auditore. Lui per la sua lavora nascosta è riuscito a meritarsi il settimo posto della nostra top 10 legend. Adesso ragazzi passiamo al sesto classificato. E in sesta posizione abbiamo lui, Solid Snake, uno degli assassini stealth più famosi della console PlayStation. Lo ritroviamo in sesta posizione per la sua rotuta, ma soprattutto per le sue grandissime abilità di assassino. Adesso invece passiamo al nostro quinto classificato. E in quinta posizione abbiamo l'eroina dei videogiochi più sexy del momento. Signore e signori, parliamo della signorina Lara Croft. E anche per tutti i suoi soldi, non è riuscita lo stesso a boicottare la nostra classifica. E quindi si merita il quinto posto della nostra top 10 legend. Bene, adesso passiamo al quarto classificato. In quarta posizione abbiamo, a mio avviso, uno dei più leggendari personaggi di Bioshock. Tre capitoli di una saga che è diventata il best seller in casa Microsoft, sviluppato dalla Bungie. Se io vi dico Sparta 117, pensate a lui. Master Chief occupa la quarta posizione della nostra top 10 legend. Però adesso molti di voi chiederanno: ma no, posso rimettere Master Chief alla prima posizione? Ragazzi, dopo di questo inizia davvero la storia dei videogiochi. In terza posizione abbiamo il folletto dei capelli biondi e la tunica verde, il possessore e il cercatore della Triforce, lui che ci ha fatto sognare il fantastico mondo di Eiyuu. Stiamo parlando di Link, lui che va a salvare la principessa Zelda, lui che ha preso leggenda The Legend of Zelda, lui che è riuscito a suonare l'ocarina del tempo, lui che ci ha fatto davvero avere ritorno al bambino. Per quelli che ci sono già stati, hanno sognato il suo mondo fantastico. Ecco perché lo abbiamo nella terza posizione. Adesso il secondo classificato. E siamo finalmente arrivati al nostro secondo classificato. Allora ragazzi, è il top di casa Sega, il riccio blu più veloce dell'universo dei nostri videogiochi. Stiamo parlando di lui, Sonic, che è riuscito a lasciarvi una spina nel vostro cuore, forse nel vostro pad, per lasciarvi un ricordo nel mondo fantastico dei videogiochi. Ed ecco che lo troviamo nella nostra seconda posizione della nostra classifica top 10 legend. Adesso passiamo ubiquamente al primo classificato. E siamo arrivati all'apice della nostra classifica. Siamo arrivati al vincitore del premio Legend della nostra rubrica Hot. Signore e signori, ladies and gentlemen,
Stiamo parlando dell'idraulico Nintendo più famoso del globo. Abbiamo un vincitore. La nostra classifica è finita. Fatemi togliere questo cappello perché davvero è ridicolo stare fuori qua a pari con questo cappello qua che... C'è là un signore, ciao! C'è un signore che mi sta salutando, che mi vede con questo cappello. Salutatelo anche voi, sta lì, guardate, sta nudo, è bellissimo. Bene ragazzi, qua a Bari fa un caldo della Madonna. Andiamo a fare gli ultimi saluti. Fermi tutti. Stoppiamo un attimo il video perché ci tenevo davvero tanto a sponsorizzare i nostri canali consigliati. Iniziamo con il team dei ragazzi di Games Rise. Leo e Andrea, o Andrea e Leo, insomma, è lo stesso. Sono ragazzi con del... Sono ragazzi con del talento, fanno video gameplay, walkthrough, poi qualche unboxing, ma soprattutto sono simpaticissimi. Quindi visitate il loro canale e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi. Il secondo canale che vogliamo sponsorizzare sono i mitici fancazzisti, sono davvero dei ragazzi di talento, perché fanno unboxing, video recensioni, anteprime e interessanti vlog, ma soprattutto hanno l'immagine del profilo di YouTube che è un fungati super mare che è bellissima. Quindi andate a visitare il loro canale qui e come sempre iscrivetevi. E per il terzo canale che vogliamo sponsorizzare, avete voglia di rock and roll, ma allo stesso tempo anche un po' di videogiochi? Andate a visitare allora il canale di Mr. Games e Gitta. È un ragazzo di nome Dario che fa vlog, ma soprattutto cover delle sigle più famose dei videogiochi. Quindi abbiamo Street Fighter e così via. Come sempre, ricordatevi qua il link del suo canale. Adesso passiamo all'ultima sponsorizzazione, dove abbiamo il team di Nabbo Production. Questi ragazzi fanno video gameplay, tutorial, vlog, eccetera eccetera. Poi anche sono davvero simpatici i gameplay che fanno su Minecraft e così via. Quindi andate a cliccare qua su questo link del loro canale e torniamo al nostro video. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa terza puntata della nostra rubrica HAT. Spero che questa classifica sia stata di vostro gradimento, ma soprattutto che sia per voi sia stata giusta, anche se a mio avviso voi avete fatto. Chi ha votato ha creato questa classifica. Chi ha votato si prende tutta la responsabilità di questa cavolo di classifica, perché non potete dire no, ma tu devi mettere la patata che... come si chiama? Gladius di Portal 2, la patatina al primo posto. Non mi sembra così perché voi l'avete fatta, noi non c'entriamo niente. Comunque, concentriamoci sul nostro chakra, facciamo un bel respiro e ci rivediamo alla prossima rubrica, alla prossima storia o al prossimo.